16 gennaio 1886. Muore a Milano Amilcare Ponchielli, compositore assai apprezzato dell'epoca post-verdiana. Compone in un periodo difficile di rinnovamento culturale del melodramma, portato in auge in Italia e all'estero da Giuseppe Verdi. Le sue opere più riuscite sono La Gioconda, Il figliuol prodigo, il suo capolavoro, e Marion Delorme. Insegnante al Conservatorio di Milano, ha fra i suoi allievi Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. La Gioconda è stata composta nel 1876 e questo è molto importante perché va collocata esattamente in quel periodo. E Ponchielli era un epigono verdiano, chiaramente l'influsso verdiano è molto preponderante, ma a sua volta Ponchielli è stato un autore che ha lui stesso influenzato Verdi. Ecco, e non è difficile notare quanto l'Otello di Verdi, scritto 11 anni dopo, sia debitore nei confronti della Gioconda e in particolare nel personaggio di Barnaba, personaggio affascinantissimo, che Barnaba appunto è una specie di padre o fratello maggiore di Iago.